e la banda in download ha normalmente nei contratti che si fanno con le reti chiaramente una ampiezza maggiore rispetto alla banda di upload, che adesso andremo a vedere. Valori tipici in questo caso della banda di download dipendono ovviamente dall'abbonamento che noi facciamo, no? Una volta facevamo un abbonamento a DSL magari a 7 megabit, poi ce l'hanno portato a 20 megabit, oggi si parla di banda ultra larga, vuol dire oltre 30 megabit, se poi si parla di ultra larga banda, allora a questo punto siamo ai 100 megabit per secondo. Ma naturalmente non basta la banda di download, perché se io ho un sistema di videosorveglianza e voglio vedere da remoto le mie telecamere, il problema è quanta banda serve alle telecamere per uscire verso la rete internet dall'interno della mia rete Wi-Fi. Ecco allora che in questo caso c'è un collegamento di upload. Quindi i valori tipici di questi collegamenti sono 400 kilobit al secondo, 512 kilobit al secondo e poi via via si arriva a 10 megabit al secondo o forse qualcosa di più, 30, 20, per quanto riguarda la connettività in fibra ottica. Quindi le bande, ma la banda va dimensionata in download e in upload per rendere funzionale quindi la nostra rete in senso lato, la rete LAN ovviamente, ma naturalmente sappiamo che la rete Wi-Fi, abbiamo detto, è l'estensione della nostra rete LAN. Quindi anche la rete Wi-Fi andrà a utilizzare quella banda di connessione. E poi c'è un altro parametro fondamentale che si chiama latenza. La latenza indica il tempo impiegato da un pacchetto per raggiungere un server remoto. Naturalmente è un parametro molto importante per quelle applicazioni legate al tempo, cosiddette real time, quindi VoIP, i giochi online, lo streaming video, eccetera, eccetera. Se il valore di questo parametro è inferiore ai 40 millisecondi, lo possiamo considerare un valore buono, ottimo. Intorno ai 100 millisecondi comincia a essere accettabile, ma per alcune applicazioni può diventare critico. Se vado a fare giochi online, non devo lamentarmi se perdo sempre, perché il mio avversario spara sempre prima di me. E sopra i 150 millisecondi ovviamente non è accettabile, eh? Quindi le informazioni sulla latenza non sempre sono messe in evidenza, soprattutto non sempre sono rispettate dall'internet service provider. Sappiamo che per verificare ovviamente il throughput, download e upload, è possibile fare delle analisi online attraverso siti internet dedicati, no? Come speedtest.net, ma se voglio verificare invece la latenza verso un sito, esiste per esempio un altro sito di test che si chiama appunto pingtest.net. Ora, questi software naturalmente sono indicativi, ma non sono certificabili, quindi non sono certificate le prestazioni attraverso questi software. Per fare questo, sapete che qualche anno fa ormai l'AGCOM, l'Autorità Garanzia per le Comunicazioni, ha, diciamo, dato valore legale a una misura che si può naturalmente fare attraverso l'indirizzo www.misurainternet.it. Naturalmente ci vuole un po' di tempo per fare questa misura, perché è una misura mediata su naturalmente collegamenti fatti verso diverse direzioni e non su un'unica direzione, come per esempio fanno test di tipo speed test o altro. Quindi dobbiamo dimensionare la banda e la latenza richiesta della nostra rete. E allora queste tabelline ci danno un'idea qualitativa di quello che ci serve. Per esempio, la banda in download, se io devo fare email, una messaggistica istantanea e una semplice navigazione internet, quella minimale, quella di base, la banda per ogni applicazione è circa un megabit, quella necessaria in download. Ma in upload mi servono 256 kilobit per secondo. Ma se comincio a fare delle chat audio, uno streaming audio,
ho una navigazione internet dove dentro utilizzo Facebook, foto o applicazioni varie, vedete che la banda deve crescere e arrivare a circa 2 megabit per ogni client, per ogni utente. E naturalmente, in parallelo, deve aumentare anche la banda in upload. Se voglio fare video chat, non più audio, video chat, streaming video, foto ad alta definizione, condivisione di file, ecco che allora la banda necessaria diventa anche di 4 megabit al secondo e parallelamente, ovviamente, 1 megabit per secondo diventa l'upload. Se poi ovviamente faccio applicazioni ancora più onerose come bitrate, per esempio il video in alta definizione, oppure addirittura la distribuzione di software, da remoto, pensate per esempio a un ufficio di progettazione dove ci sono tanti progettisti che utilizzano un unico CAD sul server centrale, chiaramente i file CAD sono molto pesanti e quindi chiaramente occorrono bande notevolmente superiori e si comincia a parlare di 10-20 megabit per secondo, almeno con un upload ovviamente che va a correre su dati che cominciano a viaggiare sopra i 2 megabit per secondo. Per quanto riguarda invece la latenza, cioè i ritardi, ecco, i ritardi consigliati nel caso di giochi online inferiori a 50 millisecondi, il VoIP inferiore a 90, lo streaming video può sopportare ritardi maggiori, ci sarà un ritardo nella riproduzione, ma ovviamente il ritardo è solo iniziale e poi non me ne accorgo più, e tutte le applicazioni in real time sono rallentate invece se questo ritardo comincia ad essere superiore ai 300 millisecondi. Se le applicazioni non sono real time, possono sopportare ritardi più lunghi, anche di 500 millisecondi. La richiesta di banda di ogni applicazione aumenta proporzionalmente il numero di utenti che contemporaneamente la utilizzano o la possono utilizzare. Per garantire quindi al committente certi tipi di servizi è importante seguire i seguenti passi. Primo, verificare che la connessione a internet sia correttamente dimensionata nella banda di upload, download e nella latenza. E bisogna sempre ricordare naturalmente che il numero di utenti aumenta l'occupazione di banda in modo proporzionale. Più utenti si collegano, più banda necessita. Verificare quindi l'ampiezza di banda della connessione Wi-Fi nella nostra rete e utilizzare quando possibile gli ultimi standard, per esempio abbiamo parlato della C, della X, eccetera, eccetera. Gestire la banda disponibile in modo da dare priorità ai servizi che la devono avere, che quindi devono essere, privilegiati rispetto agli altri. Questo ovviamente gestendo i parametri della quality of service, come abbiamo visto. Quindi, definiti i livelli qualitativi, definiti il throughput necessario e definita la banda per uscire verso il mondo esterno, verso internet con la nostra rete, dobbiamo scegliere gli apparati. Quindi dobbiamo andare a scegliere gli access point, dobbiamo andare a scegliere le antenne, dobbiamo andare a scegliere i sistemi Wi-Fi. Perché quando parliamo di Wi-Fi, ovviamente pensiamo all'access point o all'hotspot. Ma l'access point e l'hotspot crea la sua area di copertura, che però è limitata. Se vogliamo avere coperture estese, dobbiamo utilizzare sistemi wireless complessi. Sistemi wireless complessi, quando io metto 4 access point all'interno dello stesso ambiente, chiaramente o manualmente devo stare attenti a come li configuro, eccetera, ma al variare delle condizioni di utilizzo della rete, questi non potranno mai adeguarsi. Ecco che allora sono stati studiati dei sistemi wireless unificati, cosiddetti sistemi mesh. Quindi gli access point sono collegati tra loro in maniera magliata, quindi ognuno di loro può collegare con tutti gli altri. Tra questi access point se ne elegge uno come master e ovviamente gestisce tutta la comunicazione dinamicamente nel tempo anche degli altri access point. Se invece è un sistema ancora più complesso, posso mettere un controllore centralizzato. È un apparato vero e proprio che potrebbe essere anche uno switch abilitato a fare questo controllo di tutti gli access point di una rete più estesa.
Va bene, quindi naturalmente l'access point sarà dello standard giusto, eccetera, 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 eccetera. Dopodiché abbiamo detto verificare il supporto VMM per le applicazioni multimediali, qualità del servizio e anche un protocollo che si chiama 802.11e. Quindi se il mio access point ha questo protocollo a bordo, ovviamente la gestione della qualità del servizio sarà più evoluta. La banda minima richiesta, il numero di antenne, ricordate le tecnologie MIMO, e quindi chiaramente all'aumentare del numero delle antenne aumenta naturalmente il problema della sicurezza, quindi la cifratura e l'autenticazione, e il numero di apparati da acquistare può essere naturalmente definito solo dopo aver dimensionato le cellule. Le antenne le abbiamo già viste, possono essere omnidirezionali con un certo guadagno, direttive, eccetera, eccetera. I sistemi wireless unificati li abbiamo detti, quindi controllati o da un access point master rispetto agli altri slave o da un vero e proprio dispositivo, apparato, che fa da controllore di tutto il sistema. E naturalmente poi bisogna stare attento al posizionamento degli access point. Naturalmente nella posizione più centrale possibile rispetto all'area da coprire, questo ovviamente può essere più facilmente ottenuto per esempio con le antenne omnidirezionali. Naturalmente abbiamo detto che l'access point dovrà essere in visibilità ottica da chi lo deve utilizzare e così via. Naturalmente poi abbiamo detto le attenuazioni dovute alle pareti, quindi le riflessioni che le pareti stesse possono darmi potrebbero essere utilizzate in senso positivo, magari per entrare attraverso la porta, attraverso una riflessione di una porta in una stanza da un access point messo in un corridoio, per esempio, no? Pensiamo a casa nostra, eccetera. Quindi qui non mi dilungo di più perché il tempo stringe, mi interessa invece andare a ricordare come si fa il dimensionamento della cellula. L'abbiamo già detto prima con il nostro software di analisi, quel valore RSSI, cioè il livello del segnale ricevuto, ci dà l'idea di come andare a dimensionare la nostra rete. E chiaramente la potenza diminuirà man mano che ci allontaniamo dalla sorgente. Ma naturalmente questo disegno è molto teorico, perché poi capite che se ci sono gli ostacoli, le pareti, eccetera, questo diagramma di copertura andrà a modellarsi in funzione di questi ostacoli. Ecco allora che come si dimensiona la cella ce lo siamo già un po' raccontato nelle lezioni scorse, e quindi abbiamo visto queste tabelline che ci dicono in funzione dello standard, per esempio l'N rappresentato dai suoi 8 tipologie di modulazione, o per esempio la C che ne utilizza 10 introducendo per esempio il 256 QAM. Quindi se vogliamo andare per esempio in N e vogliamo utilizzare il livello, l'MCS7 come si dice, e dobbiamo utilizzare un canale di 20 MHz, allora il livello minimo da considerare sono meno 64 dBm. Se invece andiamo ad ampliare il nostro canale a 40 MHz, ovviamente l'attenuazione del segnale deve essere inferiore e quindi serve un livello di meno 61. Se poi dobbiamo andare ovviamente a lavorare in AC, i livelli diminuiscono, aumentano, il valore assoluto diminuiscono, ma ovviamente aumentano in senso vero, perché davanti c'è il segno meno, e quindi chiaramente questo mi dà il livello di copertura. Quindi che cosa vuol dire definire il bordo di una cella? Andare a definire quel livello minimo di copertura. Vuol dire che oltre quell'area dovrò andare a pensare di mettere un altro access point tale per cui i meno 64 dBm vanno a rafforzare nuovamente la nostra linea. È chiaro che il primo access point non termina la propria potenza qui, andrà ovviamente ad ampliarsi, ma il livello minimo utile lo troviamo qua per mantenere quella modulazione più efficiente e quindi per aumentare e per mantenere la bitrate a un livello elevato. Dopodiché non basta ovviamente questo. Normalmente bisogna anche considerare un'area di sovrapposizione, overlap, come si dice. Un minimo di sovrapposizione può essere per esempio intorno al 15%,
in alcuni casi è bene sovrapporre di più e fino anche a un 40-45% di sovrapposizione. Questo naturalmente dipende dai servizi e dalla funzionalità dei servizi. Per esempio, uno di questi potrebbe essere il VoIP. Il VoIP, io mi muovo nella mia rete Wi-Fi, esco dalla copertura di un access point per entrare nella copertura del secondo. Chiaramente, se utilizzo questo sistema, nel punto di passaggio potrei cominciare ad avere dei problemi, fino addirittura a far cadere la linea. Ecco allora che esistono dei protocolli, come l'802.11R, dove R sta proprio per roaming, che consentono, così si dice, l'endover, quello che succede con il nostro cellulare quando camminiamo in auto. Ovviamente la telefonata continua anche se passiamo da un ripetitore a un altro ripetitore, perché chiaramente c'è questa tecnologia, questo modo di affidare, di passare di mano il cellulare, in quel caso, da un punto all'altro punto. Quindi per avere questo è buona norma nelle nostre reti avere un overlap minimo tra il 15 e il 25%. Naturalmente questa sovrapposizione deve valere per tutti gli access point. Dopodiché l'altra cosa ovviamente che ci condiziona è quanti utenti per ogni access point. Ecco quindi che a questo punto dobbiamo dare dei parametri di riferimento, diciamo di considerare per esempio che nel caso della navigazione internet tradizionale si possono appoggiare sul singolo access point circa 20 utenti in funzione della banda massima che questo ovviamente dà. L'accesso ad internet con risorse condivise 15 utenti, quando dobbiamo fare il VoIP ed altre cose, dobbiamo considerare mediamente una decina di utenti per ogni access point, anche riferendoci al protocollo oggi più diffuso, che è il protocollo N. Nel caso di aree di coperture complesse, ovviamente, il concetto della copertura cellulare. Quindi naturalmente la copertura cellulare prevede un overlap sulle celle, abbiamo detto, almeno di un 15-20%, e naturalmente mai l'adiacenza di due celle con lo stesso canale. Quindi per esempio, se lavoriamo nella banda di 2 e 4 GHz, posso usare il canale 1 su questi due access point, su questi due utilizzerò un canale della tripletta diverso, per esempio il canale 11, quindi nell'area centrale, per coprirla non mi resta altro che utilizzare, per fare le cose in maniera seria, del canale 6. Quindi naturalmente abbiamo detto che questa copertura minima, nel caso ovviamente dell'N, abbiamo detto che può essere meno 64 dBm e che la distanza tra un canale 1 e un altro canale 1 deve avere una separazione sufficientemente spinta. Per esempio in questo caso è stato considerato meno 21 dBm. Come progettare le coperture? Ecco, naturalmente la copertura va sempre verificata e quindi a quel punto andrò a capire come stanno effettivamente i livelli, le modalità di modulazione, il throughput, eccetera. Ma ovviamente bisogna prevedere progettualmente queste cose prima di farle. Ecco allora che ci sono dei software che si chiamano heatmap, che consentono, andando a utilizzare la pianta dell'ambiente che dobbiamo coprire, di andare a riprodurre, a disegnarci sopra le pareti, le porte, le finestre, dei materiali che realmente avremo, nell'ambiente. Dopodiché possiamo cominciare a posizionare i nostri access point con certe antenne e questo, mappa ci fa vedere come la potenza va ad irradiarsi e quindi naturalmente la copertura. Vedete che ovviamente la variazione di livello è legata alla variazione di colore. Ecco, per esempio vedete che qui c'è una specie di ostacolo, per cui chiaramente qua avrò una riflessione, avrò una copertura più, meno performante. Ecco, naturalmente dopo questi software, alla fine di questi software è possibile naturalmente anche stampare file o disegni in maniera tale da corredare il nostro progetto della rete Wi-Fi anche con una documentazione tecnica di progetto. Bene, con questo ho finito questa lezione e ho finito anche questa formazione. Spero di esservi stato utile, spero di avervi aiutato a capire alcune cose. Il mio riferimento lo trovate qua, se avete bisogno di me
potete scrivere alla mia mail f.bernacchi@eclecticalabo.com. Grazie ancora per la vostra pazienza e naturalmente ci sarà probabilmente altre occasioni per incontrarci e per aumentare le nostre competenze. Vi ricordo naturalmente che potete fare domande per chat, potete scrivere direttamente alla mia newsletter e nella mia email e se volete naturalmente rispondete al solito questionario che vi viene proposto alla fine ciascuna di queste lezioni. Bene, ringraziamo Bitticino per averci dato la possibilità di aver realizzato questa formazione e quindi vi saluto a tutti e alla prossima occasione. Grazie e buonasera.